Buonasera amiche e amici di Eleven Sports, amanti della pallamano e benvenuti al Palasport di Fondi da Vittorio Pannone. Dopo la lunga sosta tra Covid, pausa natalizia e impegni della nazionale, riprende il campionato maschile di Serie A Beretta e lo fa con molti recuperi, tra cui questo tra Banca Popolare Fondi e Junior Fasano, valido, lo ricordiamo, per la 14ª giornata di andata. Se la formazione pugliese non gioca dal 13 dicembre, a 24. La squadra rossoblù ha collezionato fino a questo momento solo due vittorie in campionato e cerca di muovere la propria classifica. Discorso diverso invece per la Junior Fasano, reduce da 5 vittorie consecutive conseguite nella parte finale del 2020 e desiderosa di chiudere al meglio questo girone di andata. Un Fasano quindi in trasferta in casa della Banca Popolare Fondi. Se i pugliesi navigano nelle agitate acque della metà classifica, dove il sorpasso da fare o da subire, diciamo, è sempre dietro l'angolo, anche per i rossoblù di Giacinto De Santis la situazione non è affatto semplice. Fondi deve vincere per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, perché ricordiamo che la Santarelli Cingoli, che sta provando ad allontanarsi, al momento la formazione marchigiana è a più 3 sui laziali, e ricordiamo che l'Albatro di Siracusa nel frattempo sta operando sul mercato, è andato a pescare il mancino italo-argentino Castiglio e poi un ex dei rossoblù Molineri. Come vedete dalle immagini, le squadre sono già sul terreno di gioco, stanno per dare il via a questa 14ª giornata di Serie A Beretta maschile. Andiamo allora a leggere le formazioni, partendo dalla squadra ospite, la Junior Fasano, che si presenta a questo appuntamento con il numero 8 Simone Angeloni, numero 7 Filippo Angiolini, numero 23 Zelico Bearevic, numero 15 Alessandro D'Angelis, numero 31 Alessandro De Angelis, numero 16 Vito Fovio, numero 18 Emiliano Franceschetti, numero 95 Albin Jerstam, numero 14 il capitano Flavio Messina, numero 13 Davide Notarangelo, numero 24 Marco Pignatelli, numero 11 Davide Pugliese, numero 34 Alessandro Savino, numero 1 Simone Sibilio, numero 22 Daniele Vinci. L'allenatore dell'Acqua e Sapone Junior Fasano, lo ricordiamo, è Francesco Ancona. Il Fondi invece si presenta al match con il numero 12 Pierpaolo Antogiovanni, numero 11 Luigi Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Cincolella, numero 6 Piero De Benedetto, numero 19 Luca Macera, numero 23 Dario Mangiocca, numero 7 Alessio Miceli, numero 17 Nestor Pennacchio, numero 4 Valerio Pinto, numero 24 Daniele Ponticella, numero 31 Maxim Voljuvac, numero 44 Ivan Vulic, numero 14 Dario Zanghirati, numero 88 Luciano Zizzo, e con il numero 22 il capitano Stefano Dettore. L'allenatore, lo abbiamo già detto in apertura, è Giacinto De Santis. Ricordiamo anche quella che è la coppia arbitrale di questa sera, formata dai signori Castagnino e Manuele. Tutto pronto qui al Palasport di Fondi per la gara tra Banca Popolare Fondi e Acqua e Sapone Junior Fasano. Ricordiamo che oggi si gioca un altro recupero, ovvero quello della nona giornata tra Bolzano e Conversano, sempre in contemporanea con la partita che andremo a commentare tra poco, ovvero alle ore 18. Domani invece ci sarà il big match del Palavis, recupero della 11ª giornata, quello tra Pressano e Cassano Magnago, che si giocherà invece alle ore 16. Questo che è un campionato spezzatino, come ribadito più volte dall'allenatore del Fondi Giacinto De Santis, un campionato in cui squadre si trovano a giocare partite praticamente due volte al mese, e poi ci sono dei periodi in cui ci si ritrova a giocare 4-5 partite nel corso di due settimane. Ricordiamo anche quelli che sono i punti in classifica che dividono queste squadre. Fondi e Fasano sono divise da 8 punti in classifica. La Junior Fasano arriva a questo match con 12 partite giocate, 6 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, e con una partita in meno da recuperare contro Pressano. Il Fondi invece 11 partite giocate, 2 vittorie, 0 pareggi e 9 sconfitte. 2 partite però, lo ricordiamo, da recuperare anche per la squadra rossoblù, quelle contro Pressano e Cassano Magnago. Due squadre che non si affacciano sul terreno di gioco da praticamente oltre un mese, iniziata nel frattempo la partita, lo ricordavamo, la Junior Fasano non scende in campo dal 13 dicembre, il Fondi non gioca addirittura dal 28 novembre, quindi da quasi due mesi. E qui nel frattempo è iniziata la partita, ma c'è subito un problema, è stato fermato il gioco. Vediamo un attimo
cosa sta per succedere. Comunque il Fondi a gestire questo primo attacco della partita, Fondi al completo, così come la Junior Fasano questa sera, tutti a disposizione. Ovviamente la sfida è quella tra i due capocannonieri delle due formazioni, Ivan Vulic per il Fondi e Albin Jerlstam per la Junior Fasano. Sfida anche tra i pali tra Vito Fovio e Maxim Voljuvac. Il Fondi attacca, Vulic con il pallone tra le mani, lo scarica all'indietro per Luigi Arena. De Benedetto, Vulic, propositiva la squadra di De Santis in questo avvio. Il pallone qui perso da De Benedetto, poi lo recupera Pennacchio, De Benedetto, Vulic. De Benedetto, il tiro, è arrivato il tiro l'italo argentino, è stato fermato. Ci sarà un 7 metri a favore della squadra di casa sul punto di battuta, sui 7 metri si porta proprio Ivan Vulic. Quindi subito sfida Vulic contro Fovio, la prima finta di Vulic, la seconda palo e palla dentro, 1-0 per Fondi dopo un minuto e 6 secondi di gioco. È passata in vantaggio la squadra di Giacinto De Santis e adesso deve difendersi su questo attacco di Fasano. Jerlstam con il pallone tra le mani, dialogare con Filippo Angiolini, poi Pignatelli, ancora Jerlstam, pugliese, Franceschetti, giro palla di Fasano, Messina, ancora la squadra di Ancona che attacca, pugliese, e qui non si sono capiti i giocatori di Fasano, pallone perso in attacco e Fondi che può approfittarne, due squadre che devono naturalmente ritrovare il ritmo partita, come ribadito da entrambi gli allenatori alla vigilia di questo match. De Benedetto, Vulic, ancora Piero De Benedetto a chiamare le indicazioni ai compagni. Vulic, De Benedetto, serve Arena, fa vedere Cascone, poi Vulic, De Benedetto, si difende bene Fasano qui e quindi ancora giro palla della formazione rosso-blu. De Benedetto, la finta, poi lo scarico su Arena che trova il varco, fa tutto da solo, si inserisce, va a mettere il pallone dentro del 2-0 Luigi Arena. 2-0 per Fondi dopo quasi 3 minuti trascorsi nel corso di questo primo tempo. È primo break facile per il momento per i laziali. Pugliese, Jerstam, Franceschetti, ancora Pugliese, Angiolini, il tiro di Angiolini, la palla che termina dentro, bella azione qui conclusa alla grande poi da Filippo Angiolini e quindi il Fasano che trova la rete dell'1-2. Banca Popolare di Fondi adesso in attacco con Arena in posizione centrale, Arena con il pallone tra le mani in questo momento, lo scarico per De Benedetto, ancora Arena a tagliare Zanghirati, poi De Benedetto, lo sfondo qui in attacco ma gli arbitri lasciano continuare. Arena, lo scarico di Arena per Zanghirati che era rimasto lì sulla linea dei 6 metri, viene messo giù Zanghirati e ci sarà ancora un 7 metri, il secondo della partita a favore della Banca Popolare Fondi. E si presenta sul punto di battuta sempre Ivan Vulic che prima l'ha realizzato e che adesso si ripete, il giocatore croato, classe 99, 3-1 per Fondi. E sono trascorsi 4 minuti in questo primo tempo. Jerstam, Fasano in attacco, perde il pallone Pugliese, lo raccoglie per sua fortuna Messina che era nelle sue vicinanze. Ancora Pugliese, Angiolini all'indietro per Messina, taglia molto il capitano di Fasano che qui viene poi servito sui 6 metri quasi come un pivot, Flavio Messina, molto, molto movimento per lui.
Ci ha provato qui Yerstam, pallone ribattuto dal muro di maglie rosso-blu, pallone che è terminato fuori, c'è stata una rimessa a favore dell'Acque Stapone, Junior Fasano, Messina, scarico per Pugliese, si fa vedere poi Yerstam, abbiamo intercettato bene Luciano Zinzo questa azione, questo dialogo dei giocatori in maglia giallo fluo. Qui Fasano ancora in attacco, c'è nel frattempo la segnalazione di passivo, quindi deve affrettare la conclusione la formazione allenata da Francesco Ancona, e lo fa con Albin Yerstam che praticamente da posizione ferma ha tirato un bolide di destro che si è infilato, si è andato a insaccare alle spalle di Maxim Voliuvaz, 3-2 quindi, e si è riportata sul meno 1 la formazione della Junior Fasano. Fondi adesso con il pallone in proprio possesso, Voliuvaz, Vulic, ancora Vulic, fatto vedere Zanghirati, poi Arena all'indietro per Vulic, ancora Luigi Arena, il destro di Arena che mette il pallone dentro. Gol però non è valido perché c'è stato un fallo in attacco, qui pallone perso nel frattempo, Cincischia però con il pallone Zizzo, il Fondi poi lo recupera, viene servito proprio Zizzo contro Fovio, non sbaglia e si fa perdonare la palla persa di pochi istanti fa, 4-2 e si riporta sul doppio vantaggio la formazione di Giacinto De Santis. Quindi Fasano costretto a rincorrere nuovamente i due gol. Yerstam, Angiolini, ancora Yerstam, Pugliese a pescare il compagno sui 6 metri. Si trattava di Emiliano Franceschetti con il numero 18, qui Pugliese. Pignatelli, il fallo commesso su di lui, 9 metri per Fasano, segnalazione di passivo però. E qui ci ha provato la squadra di Ancona, pallone perso in attacco, però il fallo è proprio per il Fasano, che andrà direttamente alla conclusione. Yerstam ha provato a cercare Messina, nulla da fare, può ripartire Fondi, Zanghirati, ragiona la squadra di De Santis in contropiede, qui Zizzo che recupera il pallone, viene messo giù. Nove metri per la Banca Popolare, Fondi aveva provato a ragionare in fase di contropiede la squadra di De Santis, poi il fallo commesso su Zizzo, quindi 9 metri battuto in questo momento, si fa vedere Vulic nel frattempo è ritornato in campo. Ulicio a servire Luigi Arena in posizione di terzino destro. Dialogano i due lì nelle vicinanze. Poi lo scarico è per De Benedetto. Vulic ancora Arena, si muove tutta fuori dai 6 metri. La difesa del Fasano. Arena trova il pertugio, va a servire. Poi Cascone che si gira in un fazzoletto, mette il pallone dentro alle spalle di Fovio, c'era stato però un fallo fischiato dagli arbitri, 9 metri. Forse qui si poteva lasciar correre, fatto sta che il Fondi ha ripreso a giocare con il fallo dei 9 è battuto, De Benedetto, Arena, molto propositivo questa sera Luigi Arena che qui con caparbietà difende questo pallone, Arena ancora la sua classica finta per smarcare l'avversario, poi viene fermato, subisce fallo però il numero 11, ex giocatore della Tellana Handball, lui che lo ricordiamo è un classe 2003, quindi un giovanissimo ma dalle aspettative molto alte Luigi Arena. Qui Vulic, brutto pallone perso dal croato e quindi il Fasano lo recupera e può ripartire la squadra di Ancona, ma preferisce ragionare perché il Fondi si è disposto immediatamente in difesa. 10 minuti trascorsi quasi dall'inizio di questo primo tempo. Yerstam, Angiolini, pallone ancora per Yerstam, poi Pugliese,
E il tiro poi del Fasano. Bel gol qui di Pignatelli, che dalla posizione di ala sinistra è andato a tagliare centralmente, a mettere il pallone in porta alle spalle di Voljovac. 4-3 a favore della Banca Popolare Fondi, con il Fasano che ha ridotto il gap di svantaggio. De Benedetto, si fa vedere Francesco Cascone, poi viene servito Ivan Bulic, ancora De Benedetto, ha provato a sorprendere qui Fovio, riparte però il Fasano con Pugliese, e qui non sbaglia Davide Pugliese, terzino destro di Fasano, classe 2001, va a pareggiare, a fare 4-4 dall'altra parte, subito però Bulic che sfrutta una disattenzione difensiva dell'Acqua e Sapone, Junior Fasano va a fare 5-4 e in un attimo riporta la Banca Popolare Fondi in vantaggio di 1. Jerstam, la squadra con la maglia giallo fluo, a gestire adesso questa azione di attacco pugliese. Angiolini, Jerstam, il tiro improvviso, fulmineo di Jerstam, ma si è opposto Voljovac. Fondi che è ripartito, ma si dispone in difesa il Fasano, qui ci prova Pennacchio a liberare il mancino, ma viene fermato l'ex ala destra dell'Albatro Siracusa. 9 metri fischiato a favore della squadra di casa. Bulic, battuto già il 9 metri, Bulic in posizione di terzino destro, si è scambiato con Arena, lo vedete adesso in posizione centrale a dialogare proprio con il compagno croato. Qui nel frattempo viene fermato il gioco, poi viene fatto riprendere, non abbiamo capito per quale motivo, fatto sta che comunque il Fondi è in possesso di palla. De Benedetto, Bulic, Arena, fallo brutto qui su Luigi Arena che viene messo giù, 9 metri a favore della Banca Popolare Fondi. È arrivato anche il giallo per Filippo Angiolini, numero 7 della Junior Fasano, classe 99. Bulic, Cascone, Arena, De Benedetto, lo scarico per Arena, si fa vedere Nestor Pennacchio, poi De Benedetto, Bulic dai 9 metri, non ci sono spazi per andare alla conclusione, quindi ancora giro palla di Fondi a liberare Zanghirati, che da posizione di alla destra va a mettere il pallone alle spalle di Fovio, che poi rimette questo pallone a centrocampo per i suoi, con rabbia e frustrazione per questo gol preso in questa circostanza. Bella l'azione però da parte della squadra di Giacinto De Santis, che non avendo spazi per andare alla conclusione centrale, quindi per andare a sfruttare quelle che sono le caratteristiche principali di uno tra Bulic e De Benedetto, ha fatto girare il pallone con pazienza, e poi c'è stato lo scarico su Dario Zanghirati, che è stato bravo a insaccare il pallone alle spalle del portiere di Fasano, Vito Fovio. Fasano ora in attacco, stava per perdere il pallone, poi no, Angiolini, Franceschetti, il tiro di Franceschetti che non sbaglia e fa 5-6. Bulic fermato qui sul tentativo di conclusione, e qui c'è 7 metri giusto a favore di Fondi, fallo commesso su Bulic al tentativo della conclusione. È arrivato anche un 2 minuti ai danni di Emiliano Franceschetti, pivot di Fasano, classe 92. Adesso Fondi ha l'opportunità di riportarsi sul più 2, sempre con Bulic che fino ad ora dai 7 metri non ha mai sbagliato, 2 su 2 per lui. Vediamo adesso Bulic, questa volta non sbaglia, fa 3 su 3 dai 7 metri, Ivan Bulic riporta la Banca Popolare Fondi sul più 2, risultato quindi di 7-5 a favore della formazione di casa. Buon avvio di gara per il Fondi. Forse sorpreso anche Fasano in questo avvio, in questi primi minuti di questo primo tempo, dalla formazione della squadra allenata da Giacinto De Santis, anche se lo ricordiamo, entrambe le formazioni dopo quasi 2 mesi, possiamo dirlo, devono ritrovare la gamba, la corsa, devono ritrovare il giusto ritmo partita in questo campionato che
l'abbiamo ripetuto in apertura, campionato spezzatino naturalmente a causa del Covid. Qui Jernstam, un fulmine a ciel sereno che non lascia scampo a Voljuvac, un bolide di Albin Jernstam, centrale svedese classe 95, arrivato in forza alla Junior Fasano nel corso di questa stagione, che già ha rinnovato anche per la prossima. Gioiellino da tenere d'occhio, Albin Jernstam. Fondi in attacco, però attenzione, Bulic sui 6 metri, aveva trovato bene Daniele Ponticella, l'ex capitano di Gaeta, si era girato, aveva provato a sorprendere con un tiro no look Vito Fovio, pallone che però è trimato fuori, ma prima c'era stato un fallo dai 9 metri fischiato alla Banca Popolare Fondi. De Benedetto all'indietro per Arena, Bulic aveva provato a cercare a servire Zanghirati, nulla da fare però, pallone perso. Fasano poi arriva in attacco ma spreca tutto, è andato male alla conclusione, sbilanciato con il corpo il numero 7 Filippo Angiolini. Graziata qui la difesa di Fondi che aveva subito questa ripartenza in contropiede del Fasano sull'errore in attacco di Vulic, che lo ricordiamo aveva provato a servire Zanghirati, pallone però scaraventato addosso a un avversario. Vulic, De Benedetto, si fa vedere Arena, dialogano i due nelle vicinanze, poi Vulic prova a smarcarsi, subisce fallo, 9 metri. De Benedetto, Vulic dà le indicazioni il croato, centralmente De Benedetto. Servito Ivan Vulic, dice a Zanghirati di stare largo, qui Vulic sbaglia ancora il passaggio, ancora però il fallo precedentemente fischiato, segnalazione di passivo però, quindi il Fondi deve accelerare la conclusione verso la porta. Arena, fallo commesso su Luigi Arena, e c'è anche un 2 minuti per Filippo Angiolini, che è il secondo a beccarsi una sospensione di 2 minuti tra le fila della Junior Fasano dopo Emiliano Franceschetti. Fasano adesso in inferiorità numerica, ne può approfittare la Banca Popolare Fondi che conduce 7-6 questa partita. Qui il tiro di Nestor Pennacchio che va a fare 8-6, mancino preciso nell'angolino, non ci poteva arrivare Fovio, azione costruita bene qui dalla Banca Popolare Fondi che ha sfruttato anche l'uomo in meno dell'Acque Sapone Junior Fasano. E ha permesso a Pennacchio di andare a liberare il mancino dalla sua posizione di ala destra. Messina, Jernstam, Pignatelli, ancora Albin Jernstam. E poi arriva il gol di Fasano, con il numero 13, Davide Notarangelo. 8-7, sempre più uno per la Banca Popolare. De Benedetto, Vulic. Ancora Vulic, servito Zanghirati, Ivan Vulic dai 9 metri, Arena, c'è lo spazio per lui, poi serve bene Pennacchio che non sbaglia e mette il pallone dentro. Del 9-7, nuovamente più 2, nuovamente doppio vantaggio per il Fondi. Ancora buona azione manovrata, costruita in attacco dalla squadra in casacca rosso-blu. E ancora una volta non ha perdonato Nestor Pennacchio. Fasano adesso con l'extra player, rinuncia al portiere Francesco Ancona in questa circostanza. Messina, Jernstam, il tiro di Jernstam che veramente ogni volta che tira non lascia scampo alla difesa di Fondi e soprattutto a Voljuvac. 9-8, ancora un bolide dello svedese. Bulic, il fallo qui su di lui, braccato dal capitano di Fasano Flavio Messina, 9 metri per la Banca Popolare Fondi.
quando ci avviamo ormai al 20° minuto di questo primo tempo. Bisogna un attimo però sostituire la sfera di gioco, perché quella di prima ha avuto dei problemi, quindi si ritarda la rimessa in gioco. Fondi che si appresta in questo momento a battere un 9 metri. Arena dialoga nello stretto. Pennacchio. Vulic, De Benedetto. Ancora il croato. Si fa vedere Ponticella. Servito Luigi Arena. Le solite serpentine. Servito Pennacchio. Poi circolazione di palla della squadra di Giacinto De Santis. De Benedetto, Arena. Non ci sono grandi spazi, quindi difende bene Fasano che non lascia Pertugi in attacco alla formazione della Banca Popolare Fondi. E quindi ora la squadra di Ancona con questa manovra di attacco può andare a far male, può portarsi sulla situazione di parità. Lierstam, Angiolini, ristabilita la parità numerica in campo, quindi si gioca nuovamente 7 contro 7. Jerstam, Notarangelo, Jerstam, Angiolini, Pignatelli che si stacca dalla sua posizione di ala sinistra. Pignatelli che serve Notarangelo che va alla conclusione, trova le gambe di Boliuvaz, ma c'era stata prima una segnalazione da parte degli arbitri. È arrivato un 2 minuti fischiato a Nestor Pennacchio. Ci sarà un 7 metri a favore della Junior Fasano sul punto di battuta. Non può portarsi, non può che non portarsi Albin Jerstam. Micidiale fino a questo momento con i suoi tiri dalla distanza. Adesso la sfida tra lui e Maxim Boliuvaz, portiere ucraino del Fondi. Scorso anno tra le fila del Sassari. Non sbaglia qui Jerstam, fa 9-9. E il Fasano si riporta in situazione di parità. Fondi adesso che dovrà ripartire con questa azione di attacco con l'uomo in meno. Rinuncia anche De Santis al portiere in questo caso. Fondi schierata con l'extra player. Prima la sospensione di 2 minuti era arrivata per Zanghirati, chiediamo scusa, tra le fila del Fondi e non per Pennacchio che lo vediamo lì in campo in posizione di ala destra. Vulic, giro palla della Banca Popolare Fondi, Arena, non c'è nessuno lì sulla destra. 9 metri fischiato qui la squadra di Giacinto De Santis. Rientra nel frattempo Pennacchio e Boliuvaz si riaccomoda in panchina. Vulic, De Benedetto. Vulic difende molto alta la squadra di Francesco Ancona. De Benedetto, Vulic, segnalazione di passivo ancora in corso, deve affrettare la conclusione Fondi. Qui sbaglia il passaggio Vulic, pallone consegnato praticamente nelle mani di Fasano. È arrivato anche il fallo in attacco di Fondi. Fasano adesso, quando siamo giunti al 22° minuto nel corso di questa prima frazione di gara, può portarsi per la prima volta in vantaggio nel corso di questo match. Jerstam, è proprio lui che va a siglare il primo vantaggio della partita del Fasano, primo vantaggio che arriva dopo 22 minuti e 20 secondi di gioco, 19 a favore della squadra ospite. E nel frattempo il Fondi nuovamente con 7 uomini in campo. Esce De Benedetto, nel frattempo lascia spazio a Alessio Miceli. Pallone perso però dal Fondi. Fasano che si riversa in attacco, può andare a far male la squadra di Ancona. Jerstam, Notarangelo, ancora Albin Jerstam, Angiolini,
servito ancora lo svedese in posizione centrale, si alza da 9 metri, poi lo scarico per i compagni, qui non si capiscono però i giocatori dell'Acqua e Sapone Junior Fasano, pallone perso in attacco e qui deve sfruttare assolutamente questa ghiotta occasione Fondi, ci sono però i passi di troppo commessi da Vulic se non abbiamo visto male e quindi azione di attacco vanificata dalla Banca Popolare Fondi. Il Fasano dice grazie e si riporta in attacco, allarga le braccia De Santis, Angiolini, Yerstam, ancora Filippo Angiolini, nota Arangelo, lo scarico sullo svedese Yerstam, all'indietro per Angiolini, braccato da Arena che si prende un 2 minuti, lo rimprovera De Santis perché Angiolini era girato spalle alla porta, quindi poteva temporeggiare il terzino destro della Banca Popolare Fondi. Fondi che quindi è nuovamente in inferiorità numerica, si gioca 6 contro 7 in questo momento. Il Fasano che è sempre lì in zona di attacco, Yarstam, Pignatelli, servito dallo svedese. Si oppone però Voljuvac sul tiro di Marco Pignatelli alla sinistra, classe 1995. E ancora una volta Fondi, dopo l'azione sprecata in attacco di Fasano, ha l'opportunità di andare a pareggiare i conti. Vediamo come si svilupperà questa azione, nel frattempo però arriva il time out chiamato proprio da Giacinto De Santis, che ovviamente vuole registrare qualcosa tra le fila dei suoi che in questi ultimi minuti non lo stanno convincendo. Finite le direttive di Francesco Ancona per la Junior Fasano, il Fondi ancora sotto le indicazioni di De Santis, si liberano adesso dagli schemi tattici, dalle parole del proprio allenatore, i giocatori di Fondi, che beneficerà di questa ripartenza adesso in fase di attacco. Ricordiamo il punteggio di 19 a favore della Junior Fasano, Junior Fasano che è stata sempre sotto nel corso della partita, ha trovato il vantaggio solo al 22esimo minuto con Yerstam e da allora non si è più scollato da lì il risultato. Fallo qui a favore di Fondi, 9 metri per la formazione di Giacinto De Santis. L'arbitro chiama al punto esatto della battuta ora battuto ora il fallo del benedetto Cascone, Miceli, Vulic, De Benedetto, il tiro di De Benedetto, pallone che sibila alla destra di Fovio, nessuna preoccupazione però per il portiere di Fasano, Angiolini, Franceschetti ha provato a recuperare questo pallone di Angiolini sui 6 metri, anche un po' disturbato però dalla difesa del Fondi, non è arrivato su quel pallone il pivot di Fasano. Banca Popolare che adesso si riversa in zona di attacco, pennacchio De Benedetto, lo scarico per Miceli, De Benedetto va a servire Ivan Vulic, De Benedetto, Miceli, il destro di Miceli, traversa piena, qui bel tiro, buon tiro di Miceli. Con questa azione personale ha provato a scaramentare il pallone in rete, sono arrivati anche gli applausi, li abbiamo visti dalla nostra postazione, di Giacinto De Santis nei confronti di Miceli,
persino classe 2000. Pallone che però per sua sfortuna e per quella della Banca Popolare si è stampata sulla traversa. Qui ha provato ad andare alla conclusione Marco Pignatelli per la Junior. 9 metri però fischiato a favore della formazione in maglia giallo fluo. Fallo in attacco qui però della formazione di Ancona, della squadra di Francesco Ancona. Può ripartire Fondi, ma Fasano è già schierato tutto in difesa. Ricordiamo, non si schioda dal 19 il risultato. Situazione che va avanti ormai da 5 minuti, questa del 19 per il Fasano. Pulic, fallo su di lui, c'è stata la trattenuta di Pignatelli. De Benedetto, il fallo qui per Fondi, 7 metri. E finalmente la squadra di De Santis ha questa grande opportunità di andare a pareggiare i conti, di andare a siglare il 10-10, e sul punto di battuta si porta Bulic. Le finte del croato che questa volta spara alto. Errore del numero 44 della Banca Popolare Fondi, che nei 3 tentativi precedenti dei 7 metri non aveva fallito, e qui al quarto ha messo il pallone sopra la porta difesa da Vito Foglio. Nel frattempo è arrivato il time out chiamato sulla panchina della Junior Fasano da Francesco Ancona. Time out terminati, si ritorna a giocare qui al Palasport di Fondi con il punteggio che vede sempre la Junior Fasano in vantaggio di 19. Poco fa il Fondi con il tiro da 7 metri di Ivan Buric ha avuto la grande opportunità di andare a pareggiare l'incontro, ha sparato però alto il terzino croato Ivan Buric. Forza alla Banca Popolare Fondi, quindi nulla da fare per la squadra di De Santis, che è costretta a ancora recuperare lo svantaggio, anche se qui adesso deve difendersi dagli attacchi della Junior Fasano. Alto zizzo su Jerstam, il tiro poi di Pugliese, pallone che si stampa sul palo, è rimasto a guardare Voliuvaz. Poi Ponticella qui prende questo pallone servito dai compagni, spara però sul gambone alto di Vito Foglio, che manda il pallone addirittura dall'altra parte delle tribune. Quindi ci sarà una rimessa in gioco a favore della Banca Popolare Fondi. De Benedetto a servire Bulic. Dialogano i due e si scambiano di posizione. Miceli, De Benedetto, Bulic. Ancora l'italo-argentino, De Benedetto, Bulic. Circolazione palla della squadra di casa. Bulic all'indietro per Piero De Benedetto, poi Miceli. Viene commesso fallo su di lui, 9 metri, ma c'è anche la segnalazione di passivo. De Benedetto, Bulic. Il tiro di Bulic si oppone alla grande Fovio. È stato però un 7 metri fischiato alla Banca Popolare. Fallo commesso da Notarangelo, se non abbiamo visto male. Danni di Ivan Bulic in marcatura, il terzino di Fasano. Bulic questa volta non sbaglia, anche se l'aveva appena toccata Fovio. 10-10. Il Fondi va a pareggiare l'incontro.
quando mancano praticamente 3 secondi al termine di questo primo tempo. Qui ci prova con questo tiro dalla distanza Cascone, ma termina qui questa prima frazione di gara 10-10 tra Banca Popolare Fondi e Junior Fasano. Una bella partita in questi primi 30 minuti, ci aspettiamo che sarà così anche nel secondo. 10 minuti di pausa e poi ritorniamo per il match valido per il recupero della 14ª giornata di Serie A Benetta Maschile tra Banca Popolare Fondi e Acque Sapone Junior Fasano.
Ed eccoci dunque collegati con il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Junior Fasano, primo tempo che si è concluso, lo ricordiamo, con il risultato di 10-10, con Fondi che è stato sempre in partita, nonostante, ricordiamo, le due formazioni siano divise da 8 punti in classifica. È cominciato adesso il secondo tempo, è il Fasano che darà il via a questa prima azione di attacco. Ricordiamo, stavamo dicendo, due squadre che sono divise da 8 punti in classifica, ma questa sera, almeno nei primi 30 minuti, le differenze di classifica non si sono viste. Qui ancora una bomba di Jernstam, dalla distanza si è opposto Volumaz, il Fondi che può ripartire. Arena si è disposto subito in difesa, il Fasano. Qui Jernstam nel frattempo ha subito un colpo nella fase di tiro di pochi istanti fa, gli arbitri vanno ad assincerarsi delle condizioni dello svedese. Subito un colpo in faccia, forse negli occhi. Prosegue però la camminata verso il raggruppamento difensivo. Albin Jernstam, dunque nulla di preoccupante per lui, nulla di preoccupante per il forte centrale della Junior Fasano. Fondi in attacco, partita subito bene la formazione ospite con quel bolide di, appunto, di Jernstam dalla distanza, si è opposto però alla grande Maxim Volyuvats. Ora Fondi in attacco, Buric De Benedetto all'indietro, lo scarico è stato per Luigi Nera. Arena dialoga poi nelle vicinanze con De Benedetto, ancora Ivan Buric, si fa vedere Zanghirati, va a servire Arena che viene fermato centralmente dalla difesa di Fasano. Vulic, il tiro di Vulic in caduta senza problemi Fovio. Fasano che si riporta in attacco, Jernstam, Messina, Jernstam, Angiolini, ancora lo svedese che chiama le indicazioni dei compagni. Alta anche la difesa di Fondi, Angiolini, Jernstam, Pignatelli, il destro di Pignatelli, la grande risposta con l'avambraccio sinistro di Maxim Volyuvats, che poi esulta come avesse segnato un gol. Due minuti trascorsi nel corso di questo secondo tempo, risultato invariato sul 10-10, non ha segnato ancora nessuno in questo avvio di ripresa. Fallo dei 9 metri qui fischiato a favore della Banca Popolare Fondi. De Benedetto, Vulic, Zanghirati, De Benedetto, servito Luigi Arena. Arena, Vulic a dialogare con De Benedetto, le finte, poi Zanghirati, Vulic, c'è lo spazio per la conclusione, preferisce di no. Vulic, segnalazione di passivo, buona idea qui di Vulic a pescare, a voler pescare sui 6 metri Cascone, che poi è stato fermato con un fallo. Gli arbitri hanno optato però per un 9 metri invece che per un tiro dai 7. Vulic, il tiro di Vulic sotto le gambe di Fovio, si lascia sorprendere il portierone della Questapone Junior Fasano. 11-10. Il Fondi che va a trovare la prima rete di questo secondo tempo dopo 3 minuti. Si riporta quindi in vantaggio la formazione di De Santis. Fasano ora in zona di attacco. Angiolini, Jernstam. Fasano ancora in attacco, il mancino di Messina, ancora una volta si oppone Volyuvats che dice di no al capitano di Fasano, De Benedetto. Pennacchio, perde il pallone Pennacchio, poi Cascone fermato da due difensori della Junior Fasano, 9 metri per la Banca Popolare Fondi, già battuto con Arena, De Benedetto, Vulic, nei suoi pressi c'è De Benedetto centrale e quindi ora il regista delle azioni di Fondi è l'italo argentino ex River Plate, De Benedetto servito ancora dai compagni.
prova a tagliare alle sue spalle Zanghirati, che viene servito in questo momento. Lo scarico lì indietro per Arena. Vulic dai 9 metri, si alza Vulic, si oppone questa volta però Vito Fovio, che non si lascia ingannare dalla conclusione del croato. Arena, le sue serpentine, Arena poi mette il pallone dentro. Qui non ci ha capito nulla la difesa di Fasano, 12-10 per la Banca Popolare Fondi, buona azione di Luigi Arena, che con le sue classiche serpentine ha disorientato i marcatori avversari e ha lasciato scorrere quel pallone nella porta difesa da Vito Fovio. Più due per la Banca Popolare Fondi. Angiolini, Jarstam, si fa vedere viene convalidato e quindi 12-11 e si è riportato sul meno uno ora il club di Francesco Ancona. Vulic, De Benedetto, sempre per Ivan Vulic. Ponticella, Arena, passi però di Luigi Arena, quindi ripartenza Fasano con il numero 15 Alessandro D'Angelis, che sbaglia tutto. La grande parata di Voliuvaz, poi De Benedetto in caduta va a fare il 13-11, più 2, nuovo più 2 per Fondi. Errore da una parte e non perdona dall'altra in attacco Fondi, che con la super parata di Voliuvaz su Alessandro D'Angelis ha poi costruito la ripartenza del 13-11 finalizzato, lo ripetiamo, da Piero De Benedetto. Fasano ora in attacco, Notarangelo, Jarstam su D'Angelis, ancora Jarstam, servito Notarangelo, il tiro di Notarangelo centrale, troppo per impensierire Voliuvaz. Ripartenza di Fondi, De Benedetto, Vulic, ancora il croato, il tiro di Vulic che va a fare più 3, e questo è il massimo vantaggio raccolto fino a questo momento da parte della formazione allenata da Giacinto De Santis. Il massimo parziale nel complesso della partita, quello di più 3, 14-11 per la Banca Popolare, arriva giustamente dopo questi 3 gol subiti, dopo questo parziale di più 3. Il time out chiamato da mister Francesco Ancona sulla panchina della Junior Fasano. Concluso in questo momento i time out sulle rispettive panchine di Banca Popolare Fondi, Acqua Sapone, Junior Fasano, con i padroni di casa che conducono con il risultato di più 3 sugli ospiti questa sera in maglia giallo fosforescente. Jarstam, posizione centrale a dettare le manovre di attacco ai compagni. Zanghirati in marcatura individuale sullo svedese e quindi devono dialogare i due terzini di Fasano. Poi Messina, il mancino, sbaglia ancora una volta il capitano di Fasano e ancora una volta una saracinesca Voliuvaz in porta, un vero e proprio muro il portiere ucraino. Quindi Benedetto palleggia, recupera il pallone, va a mettere dentro il pallone del più 4. Pratica calma in panchina De Santis, sta che la partita è ancora lunga. 15-11 a favore di Fondi, che si sta difendendo bene in questo secondo tempo e sta concretizzando
tutto quello che gli capita per le mani in attacco, e questo dice veramente tanto. Qui Messina sui 6 metri, questa volta non può sbagliare, a tu per tu con voglio Vassil, il capitano di Fasano, ridotto lo svantaggio, meno 3 adesso per Fasano. De Benedetto, Arena, ancora Piero De Benedetto, Vulic, Zanghirati, De Benedetto, Vulic, Arena, De Benedetto, Vulic, segnalazione di passivo che arriva in questo momento, deve concludere verso la porta avversaria. Fondi lo fa con Daniele Ponticella, 16-12, nuovamente più 4, doppio break di vantaggio per la Banca Popolare Fondi, che è andato a mettere questo pallone dentro con Daniele Ponticella alle spalle di Vito Fovio. Quasi 9 minuti che se ne sono andati in questo secondo tempo. Ancora 21 da giocare. Pallone in attacco perso, brutto qui di Fasano. De Benedetto sulla sua destra, libero c'è Arena, ci sono spazi per lui per inserirsi, poi però chiude bene gli spazi Fasano, qui la conclusione sprecata, alta, che scheggia la traversa di Vulic. Potrebbe essere una buona occasione questa per portarsi sul più 5 da parte della Banca Popolare Fondi, sprecata però dal croato Jernstam. Franceschetti, Angiolini, Jernstam dai 9 metri, anzi no, poi preferisce lo scarico per Filippo Angiolini, fallo su di lui. E 9 metri, fischiato la formazione di Francesco Ancona. Jernstam, Angiolini, che va a servire poi Notarangelo con il numero 13. Non sbaglia qui Davide Notarangelo. 16-13. E riporta Fasano sul meno 3. Fallo in attacco, fischiato a favore di Fondi. Vulic, anzi si tratta di Miceli. Vulic servito in questo momento, ci hanno confuso gli stessi scarpini, chiediamo scusa. Vulic, Ponticella, Arena, si fa vedere Alessio Miceli, gli indietro per Arena, eccolo qui Ivan Vulic, poi Arena, sempre il croato a liberare Pennacchio per Miceli, il destro di Miceli che non perdona. 17-13, ritrova la via del più 4 la Banca Popolare Fondi, che adesso deve difendersi da questo rapido attacco di Fasano. Qui però c'è stato un fallo fischiato alla formazione pugliese, che beneficerà di un 9 metri battuto in questo momento. Jernstam, Notarangelo, ancora Albin Jernstam, circolazione palla della squadra di Ancona. Angiolini a provare a servire sui 6 metri il compagno, non c'è riuscito, però recupera palla a Fondi che può ripartire, si gira in un fazzoletto, cascone, e va a fare il più 5 per la Banca Popolare Fondi. Buon pallone recuperato in difesa da Fondi, ripartenza micidiale e poi la finalizzazione tutta da vedere e rivedere, quella di Francesco Cascone, che veramente si è girato in un attimo e ha freddato Vito Fovio. 18-13, massimo vantaggio raggiunto nel corso di questa partita da Fondi, massimo parziale. Il tiro qui di D'Angelis, che ancora una volta si lascia letteralmente ipnotizzare da Maxim Bogliovac, pallone che termina fuori perché c'è stata una deviazione di un giocatore di movimento. Angiolini, non si intende qui Jernstam con Franceschetti, Fondi in ripartenza in contropiede, Cascone contro Fovio e non sbaglia ancora Francesco Cascone. 19-13 più 6, ora sembra demoralizzata la Junior,
che deve rincorrere questo pesante svantaggio. Messina, Yerstam, Angiolini, ancora Messina, poi lo svedese Yerstam, servire Notarangelo, il destro di Notarangelo, fulminio, gran gol qui, pallone che si insacca sbattendo sotto la traversa, un fulmine di Davide Notarangelo, classe 2000, che con il destro non ha perdonato, 19-14, con 13 minuti e 22 secondi sul cronometro. Miceli, Arena, Ponticella, ancora Alessio Miceli, Bulic in posizione centrale a dettare ritmi di gioco ai propri compagni, Bulic a servire Arena con la serpentina, Arena che trova un gran gol, Luigi Arena non perdona. Venti-14, nuovamente più 6 per Fondi, grande prestazione sino a questo momento da parte della formazione in maglia rosso-blu. Yerstam, fallo qui sullo svedese, commesso proprio dall'ultimo marcatore della Banca Popolare Fondi, ovvero Luigi Arena, 9 metri battuto in questo momento. Yerstam, un bolide qui di Albin Yerstam, che veramente non lascia alcun scampo a Voljovac, che si era addirittura buttato dall'altra parte, qui per poco sfondava la rete Yerstam, che bolide. 20-15 quindi il punteggio, Fondi che può gestire questo più 5. Qui viene nuovamente cambiato il pallone di gioco. Fondi che beneficerà di questa rimessa in gioco adesso battuta. E Buric ha il pallone tra le mani, dialoga la squadra di Giacinto De Santis, De Benedetto, Vulic, Miceli, ancora il croato, De Benedetto, è andato a tagliare dall'altra parte Cascone, poi Miceli, provato a servire sui 6 metri Ponticella, ma c'è stato un tocco con la gamba, ha mimato l'arbitro, da parte di Yerstam, che non era pienamente convinto di questa chiamata. Vulic, De Benedetto, ancora Vulic, Miceli, lo scarico sul croato, la segnalazione di passivo segnalata dagli arbitri. Qui c'è però il time out chiamato sulla panchina di Giacinto De Santis, quando siamo giunti ormai quasi al 16° nel corso di questo secondo tempo. E a condurre è la Banca Popolare Fondi con il risultato di 20-15 sulla Junior Fasano. Arriva il suono della sirena, terminano i time out qui alla Pala Sport di Viamona Santa Maria. Fondi che gestirà adesso questa azione di attacco, ripartendo da un fallo sulla linea tratteggiata dei 9 metri. Si attende solo il fischio della coppia arbitrale, lo ricordiamo, formata questa sera dai signori Castagnino Manuele. Si vanifica l'attacco di Fondi perché è finito il tempo per andare alla conclusione qui a Messina. Spreca ancora su Voljovac che mette il pallone su in tribuna.
esulta ancora il portiere ucraino, e poi l'abbraccio con Zizzo. Una garanzia fra i pali, Maxim Voljuvac, portiere classe 96, che lo ricordiamo è arrivato quest'anno alla Banca Popolare Fondi. L'anno scorso bel campionato per lui tra le fila del Sassari in Sardegna. Una sera cinesca, Maxim Voljuvac, una garanzia, ma l'abbiamo detto d'altronde, quella di questa sera non era solo la sfida tra due miglior marcatori delle formazioni, Vulic e Jerstam, ma anche tra due portieri, Fobio e Voljuvac, anche se fino a questo momento il portiere di Fasano è restato un po' in ombra. Jerstam, De Angelis, Notarangelo, Messina, Notarangelo e poi ancora De Angelis. Circolazione palla di Fasano, ma difende alta, quasi sui 9 metri la Banca Popolare Fondi. Jerstam mette questo pallone alle spalle di Voljuvac, lamentavano un fallo quelli della panchina di Fondi, ma ha visto qui uno spazio, un angolo di porta Jerstam, e ha buttato, ha scaraventato quel pallone con tutta la forza che aveva in corpo lo svedese. 20-16, più 4 ora per la Banca Popolare Fondi, ha ridotto lo svantaggio il Fasano, fa girare ora il pallone la squadra di casa, Miceli dai 9 metri prova ad andare alla conclusione, poi pallone che viene rimpallato da un avversario, rimessa in gioco per il Fondi. Miceli, Voljuvac all'indietro per Ponticella, lo scarico per Zizzo che mette il pallone dentro, ma il gol non viene convalidato per un fallo in attacco di Fondi. Qui il gol di Del Fasano, ma con molta probabilità il gioco era stato fermato. Non è stato convalidato qui, anzi sì, viene convalidato adesso, chiedo scusa, viene convalidato in questo momento. Viene convalidato in questo momento la rete della Junior Fasano, che quindi si porta sul meno 3 e va a dimezzare letteralmente quello che era lo svantaggio di fino a qualche minuto fa di più 6 da parte della Banca Popolare Fondi, che da qualche minuto non riesce più a sfondare la linea difensiva della Junior Fasano, non riesce più ad andare liberamente alla conclusione, a far male, a mettere il pallone alle spalle di Vito Fobio. Ponticella, Arena, Vulic, si fa vedere Miceli, Vulic, Arena, marcatura stretta su Ivan Vulic da parte di Davide Notarangelo. Vulic, battuto il fallo dei 9, Cascone, brutto pallone, qui lo recupera però per fortuna di Fondi, Miceli, Arena, Vulic, il sottomano si fa trovare questa volta pronto Vito Fobio, che con le gambe vanifica il tentativo di tiro di Vulic. Qui brutto fallo di Arena, una spinta, uno spintone ai danni del numero 31 Alessandro De Angelis. Fasano in attacco, 19 minuti sul cronometro, 11 ancora da giocare al termine dell'incontro. Qui Notarangelo spara al lato e viene fischiato 7 metri alla Junior Fasano, che quindi adesso da meno 6 ha l'opportunità di portarsi sul meno 2 sul punto di battuta. Albin Jerstam, sfida con Voljuvac e lo svedese non sbaglia, e fa 20-18 e soprattutto porta i suoi sul meno 2. Quindi è una Junior Fasano che ha recuperato 4 gol di scarto.
perché ricordiamo che il Fondi fino a qualche azione fa, fino a qualche istante fa, si era addirittura portato sul vantaggio di più 6. Adesso ha sciupato tutto la squadra di De Santis e si ritrova a gestire questo doppio vantaggio. Arena, il fallo in attacco di Arena. Si lamentano qui tutti sulla panchina di Fondi. De Angelis, Yerstam, ancora il numero 31, Alessandro De Angelis, Notarangelo, giro palla nello stretto della formazione pugliese. Yerstam all'indietro per Notarangelo, che poi per un attimo scivola, recupera, anzi riesce a mantenere il pallone in possesso del Fasano. Qui traversa colpita dalla Junior Fasano proprio con Notarangelo, in ripartenza Fondi, Cascone fa tutto da solo, poi mette il pallone alle spalle di Vito Fovio. Chiamavano un passi quelli sulla panchina di Fasano, il gol però è stato convalidato. 21-18, arriva un giallo sulla panchina della Banca Popolare Fondi e danni di Guglielmo Di Perna, direttore sportivo nonché vicepresidente della formazione rosso-blu. Si accendono gli animi ora in campo quando mancano poco meno di 9 minuti al termine di questa partita. Fasano in attacco, Franceschetti, Yerstam, fermato da due uomini, lo svedese di Fasano, Yerstam, Notarangelo. Arriva la segnalazione di passivo degli arbitri. Yerstam con un sottomano vede uno spazio che solo un extraterrestre come lui può vedere e si dispera Voljuvac. Ma che gol ha fatto Albin Yerstam, veramente spaziale questo giocatore, riesce a vedere spazi che nessuno oserebbe immaginare, veramente una bella sorpresa. Ma da inizio campionato lui, che lo ricordiamo, si presentava a questa partita come il cannoniere dell'intera Serie A Beretta con 96 reti segnate, veramente tanta roba. Fondi in attacco, 21-19, più 2 comunque da gestire per la Banca Popolare Fondi. Voljuvac, scusate, Vulic, Arena, ancora Vulic, si fa vedere alle sue spalle De Benedetto. Taglia Pennacchio con il mancino, sorprende tutta la difesa di Fasano, sorprende persino Vito Fovio. 22-19 e quindi più 3, triplo vantaggio per la Banca Popolare Fondi. Bella azione concretizzata poi nel migliore dei modi da Nestor Pennacchio. Rispetto ad altre uscite sta dimostrando molta più personalità questa sera. Yerstam, Notarangelo, fermato addirittura da tre uomini in maglia rosso-blu. Yerstam, De Angelis, perde il pallone qui il numero 31 di Fasano, che però si riversa in difesa, ma il Fondi con i tre gol di vantaggio dalla sua può gestire giustamente questa azione di attacco senza andare magari poi a incappare in errori in fase di ripartenza, in fase di contropiede. Miceli, serve Vulic, si fa vedere De Benedetto, poi lo scarico all'indietro per Miceli, il destro di Miceli, palo rete, che gol di Alessio Miceli, un golasso qui di Alessio Miceli. E Fondi che si riporta sul più 4, dall'altra parte però Fasano non perdona con Tommaso De Angelis con il numero 15, con un bel destro, mette il pallone sotto l'incrocio, non lasciando praticamente speranza di intercettarlo a Voljuvac. De Benedetto, Miceli, si fa vedere Ponticella, De Benedetto, Vulic,
all'indietro per Alessio Miceli, che poco fa ci ha regalato una perla, palo rete per lui, veramente un bel gol di Alessio Miceli, che qui viene fermato, messo a terra, 9 metri per la Banca Popolare Fondi. Alessio Miceli, arriva la segnalazione di passivo degli arbitri. De Benedetto stava per perdere il pallone la Banca Popolare Fondi, poi no. Pennacchio con il sinistro prova a far rimbalzare il pallone, tentando di sorprendere Fovio. È arrivato però un 7 metri fischiato alla, a favore della Banca Popolare Fondi. Sul punto di battuta Voliuvaz, Vulic contro Fovio, qui sbaglia Vulic, sbaglia Vulic, e adesso Fasano ha l'opportunità di portarsi in attacco, ma si sta difendendo bene il Fondi in difesa, che ha sbagliato Vulic, e qui non perdona ovviamente Albin Jernstam. 25-21, meno 4 per Fasano. E 4 minuti ancora da giocare in questo preciso istante, 4 minuti che mancano ovviamente al termine della, dell'incontro. Miceli, De Benedetto, ancora Miceli, serve Vulic, Miceli, De Benedetto, perde il pallone Fondi, l'arbitro però, gli arbitri hanno ravvisato un 9 metri a favore della Banca Popolare Fondi, e qui arriva un giallo per Francesco Ancona, l'allenatore della Junior Fasano, per delle proteste di troppo nei confronti dei direttori arbitrali. Arriva un dai 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 dalla panchina di Fondi, chiamato da De Santis, sa che questa partita, questo risultato può essere importante per i suoi, ovviamente per smuovere la classifica, per allontanarsi il prima possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Segnalazione di passivo, perde palla a Fondi, 9 metri però chiamato a favore della squadra di casa. Vulic, il destro di Vulic sporcato, si salva in questa circostanza Fasano, che può ripartire. 27 minuti sul cronometro. Jernstam, Angiolini, il tiro di Angiolini in bocca a Voliuvaz, poteva esserci forse lo sfondo in attacco, gli arbitri non sono stati dello stesso avviso. Jernstam, Angiolini, il fallo su Filippo Angiolini, 9 metri per la Junior. Qui il tentativo di tiro di Notarangelo, si oppone Voliuvaz, grande parata, e qui c'è un fallo fischiato in attacco contro Fasano, e quindi va a disporsi in difesa. E il Fondi adesso con i più 4 di vantaggio dalla sua, e poco meno di 2 minuti da giocare, deve gestire con tutta calma questo vantaggio in una vittoria che sarebbe fondamentale per la squadra di Giacinto De Santis, che adesso chiama il time out e ovviamente in questi ultimi scarsi 2 minuti a disposizione vuole gestire al meglio il finale di questa partita. Arrivato il suono della sirena, time out terminati, il Fasano già in campo, il Fondi
ci arriva in questo momento. Banca Popolare che va a gestire questa azione di attacco. Zanghirati, Bulic, De Benedetto, circolazione di palla in tutta gestione adesso la squadra di Giacinto De Santis, con un minuto e mezzo da giocare, 4 gol di vantaggio. Bulic fermato qui da Filippo Angiolini, 9 metri, segnalazione di passivo intanto. Ponticella, Arena, il tiro qui di De Benedetto, traversa palo rete, gran gol dell'idolo argentino, 25-21. E qui però arriva nel frattempo il gol del Fasano. Alta, molto alta la difesa di Fasano sulla Banca Popolare. Pennacchio, Arena, il tiro di Arena, la palla termina dentro, 25-22, più 3 per la Banca Popolare con 30 secondi da giocare. D'Angelis, il tiro, la risposta di Voljuvac che praticamente archivia questa partita, perché adesso con 15 secondi da giocare il Fondi con 3 punti di, con 3 reti di vantaggio può gestire al meglio questo finale di gara. Si attende solo il fischio finale dei direttori di gara qui al Palasport. Termina praticamente qui l'incontro, il Fondi batte la Junior Fasano 25-22, trova la terza vittoria in campionato la formazione di Giacinto De Santis, che quindi sale a quota 6. Bella prestazione dall'inizio, quella dei padroni di casa che non giocavano, lo ricordiamo, dallo scorso 28 novembre, quindi da quasi 2 mesi c'era bisogno di trovare il ritmo partita. Fasano che dalla sua invece aveva disputato l'ultimo incontro il 13 dicembre battendo il Cassano Magnago in casa. Oggi però non ha potuto nulla alla buona prestazione del Fondi, la squadra allenata da Francesco Ancona, che quindi deve inchinarsi alla Banca Popolare Fondi e lasciare punti. Un Fasano che arrivava a questo incontro con 5 vittorie consecutive, si arresta qui la striscia positiva della formazione pugliese. Prima di chiudere ricordiamo un attimo quelli che sono i prossimi incontri delle due squadre, con il Fondi che giocherà tra 3 giorni, il 19 gennaio, contro il Prestano per il recupero della 15ª giornata. Poi la squadra di Giacinto De Santis sarà impegnata il 24 gennaio contro il Cassano Magnago, sempre in trasferta, per il recupero della 9ª giornata. Il 30 gennaio invece qui in casa sì, ci sarà l'avvio della prima giornata di ritorno, quindi un gennaio di fuoco per la formazione di Giacinto De Santis. Leonor Fasano invece che giocherà il 23 gennaio contro il Prestano per il recupero della 10ª giornata, e poi la squadra di Ancona scenderà in campo il 30 gennaio contro il Siena in trasferta per quella che è la prima giornata di ritorno. Festeggiano i giocatori di Fondi, giustamente, che hanno battuto quelli della Junior Fasano per 25-22. Dal Palasport di Fondi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto da Vittorio Pannone.